Ok, questo devo dire non me l'aspettavo, signori. Va bene Dispia, lo stiamo vedendo continuamente, soprattutto nelle ranked. Assieme, ovviamente, a carte come Adam Ansipetor, molto bene. Ma Eldlick proprio non me l'aspettavo. Ed è una bella sinergia, ragazzi, perché comunque, sì, vai ad attuare vari effetti. Poi comunque Eldlick è un luce, quindi ti può aiutare con i vari effetti alla super polimerizzazione. Ci sta, sì, si va abbastanza bene. Va bene. Io intanto forzerei, quindi con Giara dei Desideri, ecco, gli farei attivare Destino Scarlatto, in modo che se andiamo a prendere in mano Sphere Mode, benissimo, ci va bene, bellissimo tra l'altro l'Eldlick, il signore dorato in questa artwork, ragazzi, veramente niente da dire. Li andiamo a tributare tutti e tre. Aspettiamo che il gioco ci riconosca le carte. Ragazzi di Yu-Gi-Oh! Omega, se mi state guardando, forse è ora di riguardare un po' il codice, eh? Andiamo con la Sphere Mode, andiamo con la Sphere Mode, molto bene, signori, esatto, proprio quel che volevamo. E allora, signori, io direi che senza alcun problema andiamo togliendo tutti e mettendo la nostra bellissima Sphere Mode, sempre che ce la evochi, signori, perché dobbiamo sempre aspettare che ce la evoca, perché non ce la evoca, tra l'altro, non ce la evoca, benissimo, fammela rimanere in mano, non c'è problema, non c'è problema. Me la tengo in mano, benissimo. Enface, gli ho tolto i mostri a caso in maniera totalmente brutale, ottimo. Mi fa anche scartare, ma io scarto tutto quello che vuoi, benissimo, ottimo. Raga, quando i bug ti vanno contro, signori, va bene, va bene, va molto molto così, mi va bene. È incredibile, ragazzi, il bug che ti va contro, questo è da segnare sugli annali, eh. Avversario che penso adesso starà smadonnando in tutte le lingue del mondo, perché tributo di tre mostri, lui senza possibilità di risposta, tra l'altro, e la carta che mi rimane in mano, tra l'altro, quindi è una risorsa che oggettivamente posso riutilizzare. Va bene, ragazzi, cioè, che problema c'è? Gli abbiamo massacrato, tra l'altro, tutti gli Eldlick che aveva. Sì, adesso lui rievocherà, ma il bello è che ho ancora Sphere Mode e ho anche il Pachycefalosauro, quindi va bene, fai entrare chi vuoi. Ma sono stato un po' gigione io, onestamente, a non mettere la forza riflessa, per carità. Va bene che non poteva essere distrutto, però sì, sono rimasto un po' abbindolato prima dal regalo che mi ha fatto il gioco, ma questo non toglie che comunque adesso siamo in un bellissimo vantaggio noi. Allora io, sempre se me lo evoca, metterei il Pachycefalosauro, ma sempre se me lo evoca, anzi non me lo vuoi evocare, benissimo, hai ragione, utilizzo la giara dei desideri, scusate, giara della prodigalità, nessun problema, hai ragione, vai. Io non so quale bug sia questo, però fatto sta che è un bug che piace, perché fondamentalmente, ecco, ti dà modo di pensare, cioè ti fa pensare prima di utilizzare le carte, ti dice per 3-4 volte, ma la vuoi mettere questa carta? Ci vuoi pensare? E mi va bene questo, mi va assolutamente bene. Non so se è un bug dovuto al troppo traffico oppure al fatto che, non lo so, però qualcosa sta succedendo. Ieri non c'era, però, cioè, bene. Si sta riacchiappando un pochetto, eh. Adesso per attivarlo ho dovuto aspettare due volte invece che tre, quindi bene. Attenzione, che cosa fa? Utilizza impermanenza infinita. Bene, ho fatto benissimo a non mettere Mirror Shield da quella parte. Attenzione, perché utilizza anche Conquistatore. Ah, questa è brutta, ragazzi. Sì, questa è una bella mossa da parte dell'avversario, perché vabbè, considerando che ho lo stesso signorino, posso tranquillamente metterlo al top del deck. Quanto è forte Moon Mirror Shield, signori, veramente molto molto forte. Carta che in situazioni come queste, ma anche se non avessimo avuto in mano il Pachycefalosauro, avrebbe comunque fatto il panico. Attenzione, un altro Eldlick nella mano, tra l'altro dello stesso, bellissimo, ok. Ci fa togliere la fiammeggiante, ma noi abbiamo sempre quella più bella, quella più intrigante, l'unica, come dire, è quella che sarà sempre con noi. Ok, questo è un momento molto chiave del match, perché obiettivamente con questo board, andandoci tra l'altro anche a bannare un mostro nel cimitero così, proprio per sputarci addosso, no? E lui teoricamente avrebbe vinto. Il problema è che noi abbiamo una piccolissima signorina, una bella signorina che non mi è attivata, non mi è stata attivata. Ehi, attivala, attivala, devi attivarti, signora, attivati. Ehi, no, 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 non voleva attivarsi, ragazzi, non hanno voluto farla attivare. Va bene, ok, bene. Creatori di Yu-Gi-Oh! Omega, se mi state guardando qui, voi già siete stati molto fortunati che la Konami non vi ha mandato letterine per togliere la concorrenza con Master Duel.
se trattate il gioco in questo modo, penso che le letterine ve le manderanno i giocatori. Ma mi si potrebbe dire, vabbè Anto, ma tu sei stato fortunato, insomma, all'inizio che ti ha tolto tutti con sfirmo, magari il bug si è voluto semplicemente... ha dato un colpo al cerchio e una alla botte, no? Beh, potrebbe essere anche così, certo. Non mi lamento, per carità, però perdere in questo modo, belli dinomorfia, ragazzi. Questo avversario ci gioca i dinomorfia e vediamo se riusciamo a ribaltare, insomma, la delusione della precedente partita, di cui comunque non mi vergogno, abbiamo giocato comunque molto molto bene e avevamo le carte quantomeno per ribaltare e per continuare, anche perché avremmo pescato il Mummirro Shield e sarebbero stati molti problemi per l'avversario. La cosa stupenda è che abbiamo preso Sphearmod anche in questa partita. Vediamo, sembra tutto molto più tranquillo adesso. Attenzione, bellissima carta tra l'altro. L'avversario ci sta facendo vedere delle carte molto belle, i dinomorfia, che sono dei supporti molto nuovi, molto più articolati, penso che ce ne faranno vedere delle belle. Allora, intanto, no signori, ancora siamo nello stesso bug, ragazzi, mamma mia, io penso li farò neri. Vabbè, se metto il titolo clickbait, ragazzi, sappiate che l'ho fatto per una buona motivazione. E cosa è successo? Lui è andato a dire chi aveva tra l'altro sul terreno. Attenzione, aveva evocato Zark senza alcun problema, ragazzi, è bella roba. Il Supreme King Soul gli fa evocare un Re Supremo Zark dall'ex rank ignorando le condizioni di evocazione, ma i suoi effetti sono negati e lo fa tornare nella end phase. Veramente molto molto bello. Tutto questo gli permette tra l'altro di evocare, bellissimo ragazzi, bellissimo, tanti bei mostriciattolini. Signori, io rimango estasiato. Ci ha evocato Drago Pendulum Occhi Coraggiosi, Drago Fusione Preda Potere Veleno Affamato, cioè ha fatto tutto ragazzi, Drago Sincro alla Chiara Cristallo Zark, ragazzi, rimango estasiato, complimenti, i miei più vivi complimenti. Cioè guardate qui sopra quali mostri belli che ha. Io veramente non so che dire, signori. Vabbè, allora lo facciamo, signori, vogliamo farlo. E qui voglio un urlo però, voglio l'urlo quello bello, carino, interessante. Allora che possiamo andare a togliere? Uno, no vabbè, Occhi Coraggiosi mi sta simpatico, dai. 1, 2, 3. Vogliamo vedere sempre se ci fa lo stesso giochetto di prima. E allora andiamo, dai. Via, direttamente tutti. E ce la evoca, niente, non ce la evoca neanche in questo momento, ragazzi. Io veramente un qualcosa di veramente incredibile. Veramente incredibile. Ci aveva fatto un board che era devastante, signori. E ok, nulla. Ci utilizza le carte dopo 3 anni. Vabbè, questo qua sarà un bel video, dai. Se non altro vedi qualcosa che non vedi tutti i giorni, perché no? Vediamo se ci vado a utilizzare. Il bello è che è stato tributato per un'evocazione tramite tributo. La cosa bella è che l'evocazione tramite tributo però non si capisce bene quale sia. Quindi ragazzi, bah, vabbè. Ho pescato allora i miei bellissimi mostri ciattolini. Devo ancora evocarli. Va bene. Evoco 3 volte. 4-5 volte se riesco. Ispettore Cavalcantavola. Riuscirà a farlo? Lo evocherà, ragazzi? Ci riusciremo? Aspettate. Forse ci riesce ora, niente, forse devo trascinarlo, non so. Attenzione però, oh dai, fortunatamente l'avversario va anche a rendere questa sofferenza molto meno sofferente di quant'è, perché io adesso utilizzerò il Ray Jackie. Abbastanza semplice come storia, dai, molto molto tranquilla. E via, se ne vanno tutti direttamente e forse abbiamo campo libero, ragazzi, forse abbiamo campo libero e riusciamo a terminare la sofferenza. No, si va a togliere altri punti di Dinomorphia Frenzy. Bellissime comunque queste carte, ragazzi, anche a livello semplicemente di artwork, guardate che bellezza. Con questa carta praticamente utilizza un mostro dall'extra deck utilizzando come materiale da fusione mostri nel graveyard e nell'extra deck. Ed è interessante, ragazzi, è che intrighina. Perde attacco pari ai tuoi LP. Bello, puoi utilizzare l'unione di tanti effetti una volta per turno. Non sempre si può pagare la metà dei tuoi LP e bandare una carta di Dinomorphia. Bellissimo, ragazzi. Vabbè, e allora dovrà finire come noi tutti conosciamo. Spero non come la partita precedente, in cui non mi ha attivato le forze riflesse, ragazzi. Specialmente perché in questo momento da esse dipende tutto il nostro gioco. Peraltro, ragazzi, io non ho niente da dire. Questi sono mostri dannatamente bellissimi. Sono veramente assurdi, con degli effetti anche molto molto forti. Ah, stavolta mi fa perdere. Stavolta fa perdere me per tempo limite scaduto. Quando era... il turno dell'avversario, tra l'altro. Tra questi due è sempre bene prediligere chi evita l'attivazione di effetti da parte dell'avversario. Poi devo andare a cambiare Only One, ma soprattutto la forza riflessa fiammeggiante. È difficile utilizzare la... non è la fiammeggiante, ma la tempestosa questa. Quella sicuramente più forte, quella che fa tornare i mostri in mano all'avversario.
Però con Dark and Bioli, di solito basta Dark and Bioli 1, l'ausilio di Ispettore Cavalcantavola che veramente va a far casino. Ecco, per l'appunto, l'avversario può solo utilizzare Spolvereno dell'Arpia, che giustamente si ritrova in mano di primo turno. Capite, signori? Può accadere anche questo, non c'è assolutamente il minimo problema. Anche qui basta, ecco, cioè comunque orario urgente. Beh, anche fortunato, bisogna dire, l'avversario, però non è scontato, signori, è molto più difficile di quanto sembra. Attenzione, siamo addirittura contro un ingranaggio antico, quindi sicuramente la partita è bella. Ci ha messo di orario urgente i due signorini, tra l'altro Reactor è sempre un cavolo di mostro, il mazzo ingranaggio antico. Un grandissimo signor mazzo di cui abbiamo anche fatto la deck profile, quella Lamborghini, sicuramente tanta bellissima roba. E comunque riesce a sfangarla, signori, riesce a mettere Reactor con cui ci va a distruggere il Cavalcantavola, ma ovviamente, ragazzi, ha vinto una prima battaglia, non ha vinto tutta la partita. L'ingranaggio antico è un mazzo che è sicuramente molto forte, iniziando di going second e potendo attivare gli effetti, chiaramente va a far molto male all'avversario, però contro Antomena, insomma, basta che inizi a mettere, appena ci arriva Pachycephalosaurus in mano, oppure Jougen, poi dipende dalle versioni che voi giocate, nel momento in cui comincia a bloccare le evocazioni speciali comincia ad essere un macello. Anche in questo caso, insomma, una partenza pesante come quella che ha fatto prima non penso sia semplice. Ora diventa molto molto problematico per lui, perché sì, per quanto possa infliggere danno, possa fare qualcosa con diversi mostri come magari anche Frame, anche altra roba, però è difficile che riesca a mettere sul terreno chi veramente crea fastidio. Ecco, prendiamo il giudizio solenne dopo aver subito lo spolverino dell'Arpia, quindi è praticamente useless now. Adesso ne attacchiamo e distruggiamo. Obice ci andrà ad... No, non va neanche ad attivare l'effetto, perché nel momento in cui finisce al cimitero va ad evocare un mostro di ingranaggio antico, andando a strizzare l'occhio all'avversario. Quindi neanche in questo caso va ad accadere nulla. Veramente molto molto forte Antometa. Cioè, quando hai mostri come Epuratore della Radianza è veramente un macello. Ecco, poi comunque le risorse si accumulano, l'avversario si incarta, comincia a passare direttamente in Enface e noi cominciamo ad attaccare in men che non si dica, cominciamo a fare veramente molto molto male. Adesso abbiamo comunque un giudizio solenne, adesso abbiamo e come sempre finisce qui, signori. L'avversario non ha neanche la contezza di arrendersi e deve far scadere il tempo limite e dobbiamo andare direttamente a vincere. Ciò che non è bello è questo discorso di ma arrendi, cioè clicca il pulsante mi arrendo, cioè esiste, no? Io ci sono situazioni in cui non c'è più nulla che riesca a fare e quindi mi devo arrendere. Quando è così io premo il pulsante, cioè non c'è nessuna vergogna. Invece no, chiudere il gioco, chiudere, oppure alcuni che lo fanno anche apposta, signori, cominciano a slow playare magari anche nei tornei veri, fisici, reali. È veramente molto molto brutto, signori, non fatelo, non abbandonatevi a questo. Aveva cominciato oggettivamente anche bene, comunque era riuscito ad avere Spolverino dell'Arpia in mano al primo turno, ecco, per l'appunto, come questo. Hanno tutti in mano le giuste carte al momento giusto, è veramente, che bello, ragazzi. Poi sono io che faccio il clown, ragazzi, no? Come mi stava dicendo uno, se non facessi il clown avresti molto più successo, tu che fai pagare i mazzi quattro volte tanto, insomma, solite robe, no? Il problema è che di buffoni ce ne sono anche troppi, ma lì fuori, signori, buffone che non è assolutamente questo mazzo, guardate che bellezza. Questo è il mitico Velociroid. Velociroid ha giocato molto bene, ne incontrammo uno anche a gennaio, di ben costruito, fatto molto bene in questo modo. Velociroid, quando lo costruisci bene, è veramente molto molto forte. Nient'altro che per il fatto che comincia a metterti sul terreno intanto tutti questi bei mostri ciattolini proprio di archetipo, poi anche queste stronzette direttamente dal Virtual World, quindi va a fare una bellissima sinergia, bisogna dire, eh? Successivamente passa per addirittura i link di archetipo. Il problema è che poi arriva a farti dei super mostri come Dragosincro alla cristallo, quindi vediamo come sia completamente una scaletta che va avanti finché non ti mette sul terreno praticamente il meglio di Yu-Gi-Oh! Cioè, il campo c'è, ragazzi, Il bello è che il campo è anche ben costruito, signori. E sicuramente, cioè, sono anche tutti potenziati. In altre situazioni, contro altri mazzi, questo sarebbe andato a distruggerci. Però qui si arrende, e non so neanche io il perché. Ma
anche avendoci attaccato, noi avremmo comunque attivato la forza riflessa tempestosa che abbiamo avuto al di sotto, quindi avremmo comunque vinto direttamente noi. Quindi signori, si arrendono tutti, cioè non c'è bisogno di andare a dire o a parlare o a dire altro. Yu-Gi-Oh! Omega ci sta facendo veramente vedere, oltre alle solite meraviglie che ci sono e ci piacciono, sono sicuramente anche molto molto carine, ma Automata, signori, dà dei fatti, è sempre questo ciò che mi piace tanto 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 di questo mazzo. Lo continuerò ad utilizzare sia nel cartaceo, ve l'abbiamo fatto vedere anche nella versione Lamborghini, adesso vi faremo vedere la sua versione da battaglia, la nuova Lamborghini. Insomma, continueremo ad essere sempre uniti al mitico Automata bellissimo. Ma signori, soprattutto spero che voi rimaniate uniti al nostro canale. Sono Anto Show e quel che avete visto fa parte del nostro ecosistema di Yu-Gi-Oh! In cui facciamo vedere come giocare i mazzi forti a Yu-Gi-Oh!, come andrà a giocare al massimo, ai livelli massimi. E ovviamente iscriviti, clicca sulla campanellina, ci fa molto piacere che tu sia arrivato fino a questo punto, che tu possa anche aver apprezzato i nostri diretti contenuti. So che ci sono tanti che sono sempre interessati ai mazzi che facciamo vedere, so che ci sono tanti che, a cui piace il mazzo Automata, i nostri mazzi che facciamo vedere sia qui nelle partite ranked, nelle partite quelle veramente pesanti di Yu-Gi-Oh! Omega, ma sia tantissimi mazzi che facciamo vedere anche all'interno della nostra playlist alla scoperta dei mazzi di Yu-Gi-Oh! In cui utilizziamo più il simulatore di Master Duel. Signori, ovviamente noi ve li possiamo fornire per tutte le persone che vogliono supportare il canale. Guardate sotto in descrizione, contattateci nelle varie piattaforme e vi risponderanno i nostri compagni che vi forniranno tutte le indicazioni se vorrete supportare e donare al canale in questo modo. È la nostra modalità con cui supportiamo il canale, è il nostro servizio. Siamo al mazzo, viene data anche una membership, quindi è un servizio che sicuramente non è per tutti. Astenersi le persone che non sono adatte al servizio, ci devono pensare, non è ok, benissimo, astenersi gli hater, non è assolutamente per voi. Questo canale è, come sempre, per tutte le persone a cui piace giocare in modo alto a Yu-Gi-Oh!, a cui piace giocare al massimo, e siamo contenti di vedere dalle nostre statistiche che ce ne sono tante tante, veramente tante, tra cui anche te, mio caro, che hai visto questo video. Quindi a te saluto e a te ricordo di alzare le braccia al cielo e dire come sempre il nostro superbo grido di battaglia, quello più bello e quello più forte, e cioè come sempre stay over, stay over, stay sempre super oltre.